Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. L'arrivo sul mercato di PS5 ha portato con sé molte speculazioni su quali giochi in esclusiva andranno a comporre la lineup della console, e tra i tanti rumor ce n'è uno che sta prendendo sempre più trazione: il remake del primo Metal Gear Solid. Il progetto, ad opera di Bluepoint Games, si inserirebbe nel filone delle Remastered Plus, proprio come Demon's Souls, e sarebbe pronto per essere annunciato il 10 dicembre durante i The Game Awards 2020. Prima di passare in rassegna tutti gli indizi che puntano verso questo graditissimo ritorno, vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Se c'è una cosa che la precedente generazione di console ci ha insegnato è che le operazioni all'insegna della nostalgia sono estremamente redditizie. Negli ultimi anni abbiamo visto il proliferare di porting, remaster e remake, con dei risultati dalla qualità non sempre eccelsa, ma che basano gran parte del loro appeal sull'importanza del nome che vanno a ripescare. Sony sembra aver trovato nella collaborazione con Bluepoint Games il migliore degli alleati, un team che sicuramente sa il fatto suo quando si tratta di riproporre delle Remastered Plus alla Ensign Trilogy. Se su PS4 lo studio si è distinto per l'incredibile lavoro svolto reimmaginando Shadow of the Colossus, l'era PS5 si è aperta con Demon's Souls, forse il gioco più importante della lineup di lancio della nona generazione targata Sony. Secondo molte indiscrezioni, però, alimentate in passato da alcuni criptici tweet dello stesso team, Bluepoint Games sarebbe al lavoro su un altro remake di un certo peso, pensato per essere esclusiva PS5 e PC. Nell'ultimo anno si sono rincorsi rumor che ipotizzavano il ritorno tanto di Silent Hill quanto di Metal Gear Solid, ma negli ultimi giorni gli insider sembrano puntare tutti verso la creazione di Kojima. Okami, noto leaker che in passato aveva svelato in anticipo informazioni relative a Call of Duty, Modern Warfare 2 e Cold War, si è recentemente espresso su Twitter con un post che ha destato l'attenzione di tutti quanti. Secondo l'insider, infatti, non solo Sony sarebbe in procinto di acquisire Bluepoint Games, assimilando così il team all'interno dei PlayStation Studios, ma in più il remake di Metal Gear Solid 1 sarebbe una realtà concreta, pronta per essere svelata il 10 dicembre durante i The Game Awards 2020, un evento che spesso ospita reveal del genere. Come se non bastasse, recentemente alcuni giocatori hanno scovato all'interno di Demon's Souls Remake un particolare effetto sonoro che secondo molti rimanderebbe proprio all'urlo del Metal Gear Rex apparso nel capitolo per PlayStation. Un indizio marginale, ma le coincidenze iniziano a essere un po' troppe. In ogni caso, al di là dell'attendibilità della fonte, il tweet di Okami si inserirebbe in uno scenario che ha perfettamente senso. Da una parte c'è Konami che, con scivoloni del calibro di Metal Gear Survive, si è dimostrata incapace di gestire le sue IP storiche, ma a cui probabilmente non dispiacerebbe affatto rilanciarle per ricavarne dei facili introiti, e l'accordo con un team esterno specializzato in questo tipo di operazioni sarebbe la strada più logica da seguire. Dall'altra parte c'è Sony, che sembra sempre più decisa a rinsaldare il sodalizio con Bluepoint Games ed arricchire la lineup della sua nuova console con dei titoli in grado di catturare l'attenzione dei fan storici di vecchia data. Senza l'apporto di Kojima, tra l'altro, la strada della Remastered Plus potrebbe essere l'unico modo sensato di condurre un'operazione del genere. Un mostro sacro come Metal Gear Solid va trattato con il dovuto rispetto e probabilmente Bluepoint Games è il team perfetto per confezionare un gioco moderno che però non alteri il feeling originale, anzi lo riporti proprio invariato. L'esperienza che il team si porta alle spalle, che ricordiamo include anche la rimasterizzazione di Metal Gear Solid 2 e 3 apparsa all'interno della HD Collection, non può che essere rassicurante, soprattutto se si pensa al primo e unico remake del gioco apparso su GameCube, The Twin Snakes. Il titolo, curato da Silicon Knights, si rivelò incapace di reggere il confronto con il gioco originale, nonostante le evidenti migliorie apportate sul versante tecnico. Una regia completamente stravolta che trasformava le cutscene in degli action movie in stile Matrix e delle aggiunte di gameplay non integrate a dovere stravolgevano il perfetto equilibrio del capolavoro firmato da Kojima.
Non basta insomma affidarsi al fattore nostalgia, bisogna sapere anche rimaneggiare titoli così importanti che rischiano di non essere invecchiati nel migliore dei modi. E Bluepoint Games ha dimostrato più volte di avere tutte le carte in regola per donare nuova linfa vitale ai titoli che hanno segnato la nostra infanzia. E voi poracci, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un remake di Metal Gear Solid 1 o preferireste venisse dato spazio a Silent Hill o magari a nuovi capitoli di queste serie storiche? Come al solito vi aspetto nei commenti e vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Metal, Michele Gear, ciao!